Accidenti, Eva, stiamo per uscire, ora tutti ci guarderanno. Sì, senti, Diana, possiamo evitare di uscire, giusto? Siamo qui per sederci in bagno, Eva, che significa questo? Giusto, ragazze, vi siete rifatte le labbra per rimanere qui al bagno, possiamo uscire o no? Io sto aspettando. Sì, non è divertente per noi stare qui ad aspettare tutto il tempo. Ragazze, siete così intelligenti, sapete bene quanto me che non appena usciremo le rane saranno le prime a notare questi cambiamenti o no? Non lo sapete? Sì, e saranno sarcastiche. Beh, ragazze, non saranno solo le rane a notarlo, ma tutta la scuola, se vogliamo essere sincere, quindi qual è il problema, no? Esattamente, se io mi facessi aumentare le labbra non mi interesserebbe cosa pensa l'intera scuola. Sì, voi ragazzi avete ragione. Con le nostre labbra facciamo come ci pare. Sì, non ci importa cosa pensano le rane o tutti gli altri adolescenti. Alla fine l'avete capito finalmente, no? Allora usciamo? Sì, andiamo. Sì, andiamo. Ragazzi, oggi mi è successa una cosa. Ho dimenticato tutto sull'autobus, e il mio portafoglio, i miei soldi, la mia borsa e anche le mie chiavi. Ho inseguito quell'autobus fino alla fermata, ma... È divertente, Blandi, ma perché ti copri quelle labbra? Sto solo tossendo. Ho paura di farvi ammalare. È strana, Blondie. Sì, avanti, che nascondi? Facci vedere, su, non ti crediamo. Niente, ve l'ho detto, lasciatemi in pace, sono ammalata. Pizza, quattro limonate! Oh mio Dio, ma che diavolo hanno fatto alle labbra? Ti prego, Dima, dimmi che non ti piace. Sì. Allora che stai guardando? Guarda me. Oh, ci siamo. Le cacciatrici ci hanno già detto anatre. Eva, non farci caso, l'importante è che piacciano a noi. Ragazzi, anch'io le farò. Farò delle labbra bellissime come le vostre. Ragazze, vi ha fatto male? Un pochino. Pizza, un'altra limonata al kiwi. Ragazze, solo un minuto, devo prendere l'ordinazione delle bunny. Oh mio Dio, hai visto? Diana e Eva si sono rifatte le labbra. Oh, è terribile, non sembrano labbra. Sembrano canotti. Perché state discutendo di loro? Allora, Blondie, da quando le difendi, eh? Da quando? Non le sto difendendo, penso solo che siano affari loro. Blondie, oggi sei strana. Bunny, non soffiate troppo sulle labbra, rischiate di far saltare tutto. Ragazze, la vostra limonata. Grazie, pizza. Noi soffieremo quanto ci pare. Che vi importa, rane, eh? State sempre a guardare dalla nostra parte. Sapete una cosa, ragazze? Io e Nat presto ce le faremo anche noi le labbra così. Quindi state zitte e rosicate in silenzio. Ma chi se ne importa di voi? Bunny, io non vi sto giudicando. Penso che siano affari vostri e che siate anche carine. Brave ragazze. Cap. Che succede? Pensi che starei bene con le labbra un po' più grandi? No, mi piace la bellezza naturale. Ma penso che sarei molto carina invece. Wow, Blondie che ci difende, è un po' strano. È anche strano che non abbia fatto un solo commento sprezzante. Ha detto che ci stanno bene queste labbra. Mi chiedo perché si copra la bocca, però è strano. Ah, probabilmente tossiva e non voleva diffondere i suoi germi a tutti. Tosse, non l'ho sentita tossire neanche una volta, però. Forse è solo l'alito cattivo. Pizza, la limonata, avanti. Forza, ho già servito le panni. Allora che succede, carina? Devo tingermi i capelli? No, Mary, se ti tingi di biondo te li rovini, te l'ho già detto. Diventerai pelata? Beh, a me piace sperimentare. Sono stata bruna, bionda, rossa, blu. Ma poi ho dovuto tagliarmi i capelli molto corti. Beh, non sono assolutamente pronta per questo. Se non lo sei, allora immaginati con un taglio corto. Ma non voglio un taglio corto. Ragazze, le limonate. Ehi, io e la mia famiglia amiamo davvero gli animali. Ecco perché abbiamo deciso di salvare questo zoo abbandonato. Scarica il nostro gioco per prenderti cura di tutti gli animali e aiutaci a costruire il miglior zoo del mondo. Ci vediamo nel gioco. Beh, Zupezak, sapete? Vorrei davvero capire che cosa ci fate qui in sala prove. Magari fate finta di allenarvi, ma è giusto frugare nei nostri armadietti? Non dovete prendere le nostre uniformi, non siete cestisti, ok? La prossima volta che vi becchiamo, cari Zupezak, vi faremo le chiappette a fette. Avete capito bene o che cosa? Che c'è? Pensate di spaventarci, per caso? Sarà meglio avere una conversazione tra adulti. Questi armadietti sono condivisi e tutti abbiamo il diritto di usarli, ok? Ce la faccio davvero più a spiegarglielo. Puoi provarci per caso tu, Romeo? Non dovete più frugare tra le nostre cose e non toccate i nostri armadietti. Fate molta attenzione, avete capito bene o che cosa? Ci teniamo molto all'ordine. Avete capito, raga? E non copiare il mio tono di voce, ok? Sì, scusami. E comunque non fare troppo il furbetto, va bene? Faccio il furbetto quanto voglio, hai capito? Dovete lasciarci in pace, cestisti, punto e basta, ok? Lasciateci in pace, Sono davvero stufo di loro. Andiamo fuori a parlare, forza, ragazzotti. Perché ve la prendete con loro? Lasciateli in pace.
pace, sono giovani, non vedete? Hai ragione, sono giovani e perciò dovrebbero ascoltare i più anziani di loro, capisci? Sei cambiato e non in meglio, lo sai. Siamo solo nella stessa casa e sei fortunato che Mascotte ti protegga. Molto fortunato. Grazie, Mascotte. Andiamo via, forza. Ma se vi mettete ancora contro di noi, diremo tutto al prof Mike. Cavolo, questi piccoletti sono così cattivi. E sbagliate, sono solo giovani. Perché ve la prendete sempre con loro? Perché gli insegniamo l'ordine, ok? Devi interferire mentre parliamo noi, va bene? Raga, allora che facciamo? Ci alleniamo oppure andiamo dalle cheerleaders? Dobbiamo allenarci, stolto. Siete davvero cattivi. Siete una delusione per me. Come fanno le cheerleaders a uscire con voi? Non capisco. È meglio che tu stia zitto. Esci di qui e vatti a prendere un bel succo di carota, forza. Vorrei che altri ragazzi venissero in questa scuola più fichi dei cestisti e gliela facessero vedere. Wow, sono così carine! Cavolo, ragazze, ora però basta! Non fate altro che parlare delle vostre labbra, sì, è vero, è tutto il giorno! Quanto sono carine, quanto sono gonfie, che belle che sono! E allora parliamo, sì, di che parliamo? Ehi, ragazze, posso entrare? Sentite, Diana ed Eva, i vostri tipi stanno minacciando Super Zack. Parlate con loro. Oh, Mascotte. Mascotte, ascolta, non ci faremo coinvolgere dai problemi dei ragazzi. Sì, lo scopriranno da soli. Cosa scopriranno? Che siete cambiate, cheerleaders? Sì, Mascotte, le ragazze sono cambiate, ma non dobbiamo concentrarci su questo. Sì, oppure guarderanno solo le labbra per tutto il tempo. Mascotte, sei stato carino ad averlo notato. Allora assomiglio no ad una di queste paperelle. Cavolo, Diana, stai scherzando? Ma certo! Mascotte, non devi andare in giro a dirlo. Era solo uno scherzo, d'accordo? Ok? Beh, fate ciò che volete. Voi siete sempre belle. Ma i cestisti, beh, sono davvero troppo esigenti e stupidi. Ok, Mascotte, ne parleremo. Ora però dobbiamo rimanere tra di noi. Va bene, me ne vado. Finalmente se n'è andato, meno male. Ascoltate, ragazze, ditemi come va a finire, perché io e Nat vogliamo farlo, ma ecco, abbiamo un po' di paura. Beh, ma è molto semplice. Sì, non è niente di che, ragazze. Prima applicano una crema speciale, poi fanno queste bellissime labbra. È un attimo. Ho voglia di farlo. Sì, allora lo vogliamo fare anche noi, però tra un po'. Chissà cosa dirà Zacat quando ti vedrà, Eva, eh? Me lo chiedo anch'io. Beh, mi chiedo che dirà Simone più che altro. Beh, ho sempre avuto le labbra un po' più grandi, quindi non lo noterà neanche, secondo me. Non credete? Ma tu, Eva? Accidenti, sì, Diana, possiamo evitare di uscire per un altro po'? Lo vedremo, Eva. Sì, lo vedremo, Diana. Beh, sapete una cosa, ragazze? Se i giocatori di calcio e le rane l'hanno notato, allora lo noteranno anche loro. Beh, sai, Nat, di solito i ragazzi non notano queste cose. Non lo abbiamo fatto per i ragazzi, lo abbiamo fatto per noi. Oh, certo, come no. Blondie, perché non mi dici il tuo segreto? Che c'è che non va nella tua bocca, eh? Allora? Perché non ci fai vedere avanti? Ok, ragazze, ma solo se mi promettete di non dire niente di niente, d'accordo? Per niente intendo neanche Blondie, blah. Ok, bene, ho fatto l'aumento delle labbra. Wow! Laila, guarda lì, Blondie ha aumentato le labbra. Beh, Giada, sono stanca di tutto questo, dobbiamo dirlo subito al professor Mike. Che razza di esempio è per gli altri? Laila, non lo volevamo anche noi? No, non lo volevamo, Giada, e ora andiamo. Beh, ragazze, perché un wow così moscio? Onestamente, Blondie, eri più carina con le tue labbra. Beh, va bene, non è un grande cambiamento. Blondie, perché l'hai fatto? Beh, ragazze, voi siete la mia squadra. Pensavo che mi avreste sostenuta. Ora me ne andrò dalle Bunny. Cavolo, sono scioccata da Blondie anch'io. Professor Mike, sappiamo che è impegnato a controllare i quaderni, ma abbiamo delle notizie molto importanti. Le rane stanno dando un pessimo esempio per tutta la scuola. Ragazze, che volete? Argomentate, forza. Professor Mike, oggi Blondie è venuta a scuola con delle labbra grandi così. Così, beh, un po' meno di così. Comunque, da domani, professor Mike, ci scommetto che tutti si faranno le labbra così. E che cosa volete che faccia? Sono le loro labbra, non sono le mie, quindi che cosa posso fare, scusate? Cosa? Professore? Professore, non è preoccupato che un giorno Laila e io avremo delle labbra così? Giada, non generalizzare. Non posso vietare un bel niente, è la loro decisione, sono adulte. Capite che non posso farci niente? Forte, professor Mike, quindi non farà niente di niente? Non capisci? No, domani a scuola ci sarà l'apocalisse, tutti verranno con labbra grosse così, ma se a lei va bene, vedrà. Vedremo tutte labbra enormi, canotti, barche a vela, ma che cosa ci posso fare?
Ragazzi, non vedo l'ora che arrivi il Natale. Sto già decorando tutta la mia stanzetta. Davvero? Hai anche messo l'albero? Sì, fino al soffitto. Wow! Ha già messo i fiocchi di neve alle finestre e sta aspettando Babbo Natale, sai? Giorgia crede a Babbo Natale. Sì, anch'io. Perché? Ma tutti sanno che Babbo Natale non esiste. Thomas, tu non esisti. Babbo Natale esiste come verrà proprio da me. Thomas, è inutile discutere con Giorgia. Beh, ragazze, sono scioccata. Che sono queste labbra? Molto meglio avere le proprie labbra naturali che quei canotti. E le mie labbra sono così belle, mi piacciono moltissimo. Cavolo, Dima, dimmi qualcosa. Le mie labbra non sono meglio? Per me è lo stesso. Quindi anch'io ho delle labrone. Ah. Calciatrici, credete in Babbo Natale? Calciatrici, vi siete fatte male? Ma allora non capisci niente, questa è la moda. Julie, mettere un cerotto sul naso va di moda. Non lo so, quelle calciatrici sono un bel po' strambe. Si stanno togliendo i punti neri, per caso? Perdenti, lo so che siete in ritardo rispetto alla moda, ma questo non è un cerotto per punti neri, è per la bellezza. È solo di bellezza. Ah! È molto bello! Complimenti, davvero! Lo so che è bellissimo. Ragazze, Dima ha detto che le mie labbra sono come quelle delle Bunny. Avete sentito bene, eh? Sì, come no. Beh, le mie sono più carnose di quelle di Lauren. Sì, è vero. Dima, ti ho cercato dappertutto. Ragazze, non siate così invidiose. Devo dirti una cosa. Per la mia salvezza, non sopporto più Lauren e le sue labbra. Ma che cos'hanno tutte sul naso? La pazzia che le precede. Le Bunny sono forti, sono meglio di tutti. Le Bunny vinceranno. C'è qualcuno che vi aspetta, ragazze. Blondie? Ciao ragazze Bunny, sono sicura che sarete solidali molto più delle rane, perché a coloro non hanno capito il mio bellissimo look, ma voi di sicuro sì. Ragazze, ho fatto un aumento delle labbra. Fantastico, beh, ti sta bene, davvero. Ecco perché Blondie ha preso le nostre difese. Ok ragazze, possiamo rinominare la comunità delle Bunny in quella delle papere, è ufficiale. Maya, la comunità delle Bunny, che c'entra con le papere? Ci stiamo allenando, Blondie, e tu sei di intralcio. Oh, sta zitto, mascotte. Ragazzi, almeno ditemi un wow. Wow. Blondie, ti stanno bene, davvero. Spero che non si rifacciano tutte le labbra adesso. Grazie, Bunny. Penso che dovremmo creare una nostra community di labbrone. Io sarò con voi. Che ne dite? Sarà bellissimo. Facciamolo. Ditele che abbiamo allenamento. Ci dobbiamo allenare. Forza. Blondie, sei molto dolce, ma noi non cerchiamo di creare un'altra comunità. Infatti stiamo per fare una sessione di allenamento per sole Bunny. Sì, sì, ragazze, sto andando. Grazie per avermi sostenuta. Vi voglio bene. Mi sento praticamente una di voi. Bene, ragazze, ci vediamo. Ciao. Ragazze, sono scioccata. Blondie si è rifatta le labbra e le sue amiche non l'hanno neanche appoggiata. Posso solo immaginare come si senta. Ragazze, che ci importa di essere solidali? Pensiamo ad allenarci. Sì, sbrighiamoci. Dite ai cestisti e soprattutto a Romeo di essere meno esibizionisti, ok? Cavolo. Sì, mascotte, ma non toccare Romeo. Wow, Nat, Romeo è tuo? Non ce lo avevi detto finora? Sì, dici di più avanti. Beh, io e Romeo ci siamo mandati dei messaggi ieri sera. Lui mi ha mandato tanti cuori e tanti baci. Capisco, presto avremo un'altra coppia e... Maya! Maya cosa? Tutti i giocatori sono impegnati e Timothy non è affatto il mio tipo. Oh sì, credo di sapere chi è il tuo tipo, Maya. Chi? Le piace la mascotte. Cavolo ragazze, c'è la mascotte che aspetta. Cambiamoci in fretta, forza, sbrighiamoci. La mascotte vi aspetterà sempre. Ragazze, forza, spicciatevi. Ragazzi, togliete le mani dal bancone. Timo, ti stai per rovesciare tutto. Guardate come se la spacciano. Ah, certo. Se la spacciamo, cosa? Bene, ragazzi, siamo orgogliose di voi. Avete fatto bene a rispondere. Colpiti e affondati. Voi, ragazzi, siete così forti. Guardate Zack, gli tremano le ginocchia. Spero che stia lontano dal mio armadietto, d'ora in poi. E anche dal mio. Sono giovani ma tosti questi piccoletti. E guardate come ci guardano. Davvero non resisto. Ragazze, ma dov'è Blondie? Si è offesa per caso? Si è sempre arrabbiata. Beh, che c'è da offendersi? Abbiamo detto la verità. Ma non la conoscete? Lo sapete com'è, tanto tornerà. Volete sapere come abbiamo fatto fuori i cestisti in palestra, per caso? Non penso gli interessi. Basta dire che sono solo spaventati. Sei il mio eroe. Ora passerò davanti ai giocatori di basket e li guarderò dall'alto in basso. State dicendo la verità, ragazzotti, alle vostre tipe. La verità dei vostri sogni, già. Zack, ma di che stanno parlando? Dei loro sogni. No, Diana, sai, le mie sono ancora più belle. No, Eva, le mie. No, le mie. Oh, le mie. Ora i giocatori di basket staranno al bar, vero? Sì, non vedo l'ora di vederli. Io voglio stare con la mascotte. L'hai visto? Sì, Giada, è orribile.
Perché non andiamo a dirlo al professor Mike? Hai sentito che ci ha risposto? Ok, e allora perché non lo facciamo noi? Giada, dobbiamo combattere contro tutto questo. Combattere, combattere, Giada. Ehi, giocatori di basket! Ciao, bambine! E ciao, Nat! Comunque, ragazzi, ecco come stanno le cose. Avete notato qualcosa di diverso? Sì, qualche cambiamento? E sei bella come sempre! Ehi, non l'ha chiesto a te, hai capito? Ecco che si mettono in mostra. Loro possono solo mettersi in mostra. Zenia non sta parlando dei giocatori, ma delle bunny. Voi ragazzi non avete notato niente? Simone? Zakat? Ti sei fatta le sopracciglia? Forte. Hai tinto le radici dei tuoi capelli, per caso? Incredibile, Diana, sono ciechi. Ragazzi, ma siete ciechi? Guardate le nostre labbra avanti, guardatele bene, sono enormi. Preferite le mie o le mie? Vi siete pompate le labbra? E non ce ne siamo accorti. Super! È fantastico, è incredibile. Sapete una cosa, ragazzi? Credo che se ci tagliassimo i capelli neanche ve ne accorgereste. Come mai siete i nostri ragazzi e non vi accorgete di questo? Sai una cosa? Questa situazione mi sta offendendo. Andiamo. Tu l'avevi notato, Zakat? Io l'avevo notato molto bene. Non mentire, ok? Non mentire. Le ragazze saranno arrabbiate con noi. Ragazzi, sono scioccata. Noi volevamo essere più belle per loro e loro neanche lo notano. I giocatori di basket sono praticamente ciechi, altrimenti non si spiega. Oh, beh, voi mettete un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi fantastici episodi. Noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao.